Lorenzo Varichini è stato per noi baresi, se vogliamo, un'icona. Com'è stato quindi interpretare questo personaggio? Beh, a me ha aiutato molto il fatto che io l'avessi visto e quindi Varichina è un personaggio che ha costellato tutta la mia adolescenza, l'abbiamo visto crescere, noi siamo cresciuti con lui nelle sue varie fasi, la fase che a me piace dire, quella tipo Rio de Janeiro, che è quella quando lui con queste camicie variopinte solcava le strade della città e lanciando improperi a tutti, poi quella del parcheggiatore, poi quella più avanzata ancora della malattia. L'ho visto un po' in queste varie fasi e quindi, diciamo, per me il lavoro interpretativo è stato un po' più semplice per averlo potuto vedere realmente. Durante le fasi anche delle riprese c'è stato un momento in cui magari avete sorriso, vi siete emozionati un po' di più? Beh, ci siamo emozionati, c'è un momento, se vuoi anche drammatico, che nelle varie ricerche che poi Alberto Selvaggi, il giornalista che ha scritto questo articolo su Varichina, ripescando questo personaggio della baresità, ha fatto varie ricerche e sono riusciti a trovare dove poi Varichina, perché se ne erano perdute le tracce, è sepolto. E noi abbiamo girato una scena proprio vicino alla sua tomba. Certo, questa è una cosa che per me è stata molto emozionante. Era la trasmissione di Bari. Lorenzo era una persona dolcissima. Chi non ha conosciuto Lorenzo De Santis, che tutti chiamavamo appunto Lorenzo Varichina, perché non solo, ma anche vendeva la candeggina porta a porta. Chi era Lorenzo Varichina? È stato un mito trash praticamente, nonché il precursore del gay pride a suo modo, in maniera istintuale, in maniera animalesca, perché insomma non era il massimo della raffinatezza obiettivamente come personaggio, però molto carico di elementi, diciamo, sia visivi e sia anche sonori, visto il suo grido di battaglia tut do a vita vni eccetera eccetera, nonché con manata sul gluteo recalcitrante. È rimasto impresso proprio nelle coscienze, anche, diciamo, per questa sua innata, diciamo, presenza cabarettistica grottesca. La vera storia della finta vita di Lorenzo Varichina. Perché, come stavate dicendo prima, Varichina era il personaggio che tutti i baresi, che oggi hanno più di 35 anni, conoscevano. Lorenzo De Santis era quello che era dietro il Varichina. Quindi noi abbiamo provato a ricostruire sia con delle testimonianze, tanto quanto con la nostra immaginazione, come poteva essere la vita di Lorenzo De Santis quando era nella sua stamberga, quando si guardava allo specchio, quando parlava con le altre donne del cortile. Fondamentalmente Lorenzo De Santis pubblicamente ha vissuto una finta vita. Così, sa? Si è passato da ragazza come una donna, mi cava. Una nuova casa di distribuzione e produzione cinematografica che vuole soprattutto dare spazio ai giovani. Sì, sicuramente sì, abbiamo intercettato sicuramente un'esigenza, nel senso che abbiamo rilevato come in realtà vengono prodotti molti cortometraggi, però poi in pochi si preoccupano di distribuirli. Infatti è venuta un'idea, diciamo soprattutto quindi poi a Vito Cagianelli, quindi che è qui, sicuramente dare spazio ai giovani e quindi distribuirlo quindi nei circuiti UNCI a livello nazionale. Da giovane ai giovani? Certo, allora Ismaele Film nasce appunto per dare spazio alle nuove idee, alle opere prime, opere di cortometraggio, documentario, non per questo siamo qui, per l'anteprima nazionale di un docufilm scritto e diretto da Antonio Palumbo e Mariangela Barbanente, dal titolo Varichina, la vera storia di Lorenzo De Santis, prodotto da Puglia Film Commission, distribuito da noi. Siamo più o meno in, lo diciamo per la prima volta, in 50 copie a livello nazionale, un numero importantissimo se si pensa alla difficoltà che oggigiorno abbiamo in Italia per distribuire appunto opere difficili quali documentari, opere prime e cortometraggi.